Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa, direi anche velocemente, all'indomani di quello che è successo ieri, proprio per fare chiarezza, per evitare che poi magari la confusione e le chiacchiere fatte per tornaconto proprio possano ingenerare situazioni poco simpatiche. Allora, sono 2 anni ormai che è cominciata questa avventura. Io l'ho sempre detto a tutti, ho parlato sempre molto chiaramente. Pietro Lomonaco non è né un imprenditore, né un uomo di affari che ha interessi a Messina, non ho nessun tornaconto a Messina. A Messina ci vivo solamente, da sempre. A Messina la amo solamente, da sempre. A Messina ci ho fatto la mia famiglia, da sempre. E con un po' di presunzione mi definisco anche più terrone di chi si crede terrone, più messinese di chi si crede messinese, più siciliano di chi si crede siciliano. Quando ho preso questa squadra, l'ho presa sotto, lavoravo altrove, l'ho preso sotto la pressione. Innanzitutto di mio figlio, che non so che cosa è messinese, lui sì che è messinese di nascita, che moriva per avere questa cosa del Messina. Poi perché altri spingevano affinché si potesse prendere il Messina. Io ho visto un po' come era combinato il Messina ed era assolutamente da pazzi pensare di prendere il Messina. Da pazzi, una società piena di debiti, i numeri sono pubblici e quindi possono essere guardati in qualsiasi momento. Abbiamo rilevato questa società dal signor Manfredi, come si chiama? Lello, Nello, Nello. Nello, Lello, Signor Topazio, poi. Lello. Allora, abbiamo rilevato la società da questo signor Manfredi. Il giorno che siamo venuti qua allo stadio, lo stadio era praticamente abbandonato a se stesso. Noi ci abbiamo speso solamente per insediarci 120.000 euro per tentare di sistemarlo. La società aveva parecchi debiti, ancora oggi qualcuno lo paghiamo, qualcuno che spunta fuori dopo 5 anni, 6 anni e dice che avanza soldi dall'ACR Messina. Ma l'obiettivo era quello di pulire l'ACR Messina, a far sì che nessuno potesse dire che il Messina dovesse dare qualcosa. Ringraziando Dio ci siamo riusciti. Nel frattempo abbiamo dovuto pensare a portare avanti un programma tecnico e che ne pensano gli altri? Non si vincono i campionati perché ci chiamiamo Messina o perché siamo più belli degli altri o perché siamo più simpatici. Se vincono i campionati perché si hanno le balle, le cosiddette palle, perché si ha capacità, perché si ha anche un pizzico di buona sorte e tanto lavoro dietro. In 2 anni in questa azienda muove fra giocatori, settore giovanile, prima squadra, addetta ai lavori, magazzinieri, muove qualcosa come 370-380 persone. In 2 anni questa società è riuscita ad arrivare a disputare un campionato che appena poco tempo fa era impensabile. Un campionato che sulla carta penso sia anche più forte il girone meridionale della C unica perché
penso sia anche più forte della Serie B, soprattutto per i grandi centri, le squadre di grande blasone che vi partecipano. Quindi è stata restituita alla gente di Messina la propria dignità sportiva. Oggi il Messina andrà a giocare contro il Lecce, il Messina andrà a giocare contro la Salernitana, andrà a giocare contro la Regina, andrà a giocare contro la Juve Stabia, andrà a giocare contro il Foggia, il Cosenza, la Casa, eccetera, eccetera. Non più contro, con tutto il rispetto, non me ne vogliano nessuno, il Noto, il Ribera, eccetera, eccetera. E questo è normale, perché è giusto che la città di Messina, Messina Sportiva, potesse avere questa grande opportunità. Noi facciamo pallone, facciamo calcio. Il calcio non è pensabile di poterlo fare senza avere i campi a disposizione, senza avere le strutture. Noi siamo in questa struttura che purtroppo è di proprietà dell'amministrazione comunale. Una struttura che è nell'abbandono più totale e che tutto quello che ci metti dentro è una goccia nel deserto, perché gli interventi da fare in questo stadio sono tanti e tali che presupporrebbero un grandissimo esborso economico. Però noi l'abbiamo reso in qualche modo vivibile, in qualche modo accettabile. Sono 2 anni che abbiamo avuto rapporti con l'amministrazione comunale, con questa nuova amministrazione comunale. Abbiamo cominciato col porre tutte le nostre problematiche. Ci è stato detto che tutti i lavori che abbiamo fatto, le panchine, eccetera, eccetera, il ripristino dello stadio, che erano manutenzione straordinaria, quindi toccava al proprietario dell'immobile. Ci è stato detto che noi li avremmo recuperati. Abbiamo messo in piedi un accordo, e loro sanno di che cosa mi riferisco, che avrebbe dovuto tutelare la CR Messina da richieste future. La CR Messina riceve delle bollette di Enel di un impianto che non potrà mai pagare, per un motivo molto semplice, che questo è uno stadio talmente fatto male che se accendi la luce in un locale si accende la luce in tutto lo stadio. Se accendi l'aria condizionata in un locale si accende l'aria condizionata dappertutto. Quindi anche dove ci stanno i vigili urbani non ci sono contatori che dicono qual è il consumo dell'uno, qual è il consumo dell'altra parte. Quindi una situazione di grandissima precarietà. La società ha chiesto al comune di ripristinare questa situazione onde mettere questa società in condizione di pagare i propri consumi. Non è mai stato fatto, non è stato mai regolarizzato una richiesta del comune. Quindi il Messina è esposto pur sapendo che non deve quei soldi. Io ho chiesto a più riprese al comune: sistemiamo le carte, perché non è giusto, se cade un aereo e io muoio, il Messina rimane. Non è giusto che il Messina rimanga esposto di cose che non deve. Non ho mai avuto risposte in tal senso. È partito da parte dell'amministrazione comunale raccogliere il nostro grido di dolore, perché abbiamo qualcosa come 9 squadre di settore giovanile, 270 ragazzini che accompagnati dai propri genitori che devono andare a fare allenamento a Monforte in un campo da 2,5 lire. Non me ne voglio il comune di Monforte, anzi c'è stato di molto aiuto. Bene, il sindaco in prima persona con i suoi uomini ci mettono a disposizione 2 aree, parcheggio a monte dello stadio e un'area a valle. Quest'area è un'area nostra, quest'area è un'area che non abbiamo assolutamente problemi a metterla a disposizione. Io gli dissi: guardate che se voi la mettete a disposizione dell'ACR Messina, perché lo fa l'ACR Messina, non lo fa nessun privato, dotiamo l'ACR Messina di un'attrezzatura di campi dove la squadra si può allenare. Il giorno dopo io entro dentro con le ruspe. Abbiamo presentato i progetti, ci hanno fatto
hanno voluto parlare con l'addetto del credito sportivo per vedere cosa si poteva mettere in piedi. Alla fine, dopo un anno, scopriamo che queste aree non le possono dare più. Non le possono dare più perché la strada a valle si dovrebbe aggiustare. Se non si aggiusta la strada a valle, tutto il resto viene inficiato. Chiediamo da una vita che questa strada a valle si possa sistemare, ma nell'interesse della cittadinanza, delle tante persone che vengono a vedere la partita, non è ammissibile che si facciano dei giri della Madonna. La strada è ancora lì. Sapete quanto tempo è passato per la strada dove abbiamo ricevuto una riduzione dell'agibilità a 6.900 posti? Stiamo ancora combattendo. Un mese fa andiamo a parlare, ci dice l'ingegnere, la strada è pronta, mancano 16 metri di guardrail che domani arrivano, una ditta di Avellino. Dopo un mese andiamo a parlare, l'altro ieri ci hanno detto la stessa cosa, dimenticandosi che ce l'avevano già detto un mese fa. Ho detto: a chi state prendendo per il culo? La strada è ancora lì. La strada doveva essere consegnata a marzo, aprile, maggio, giugno, ora siamo a luglio. Speriamo bene che per l'inizio del campionato la strada venga consegnata. L'altro ieri abbiamo fatto una riunione col sindaco, con l'assessore Di Cola, come si chiama? Di Cola? Con tutto lo staff del sindaco, tutti quelli addetti alle varie autorizzazioni, ingegneri, il signor Di Francesco pure, De Francesco che firma dirigente. Bene, gli abbiamo posto un problema serio. Mentre l'anno scorso abbiamo potuto in qualche modo bypassare questa situazione dei fari, perché eravamo una società neopromossa in Serie C, quindi ci hanno dato una deroga fino a marzo. Sapendo che c'era da fare il collaudo generale 10 anni, ho detto: benissimo, quando faranno il collaudo generale sicuramente si occuperanno, oltre che dei calcoli statici eccetera eccetera, anche del ripristino dell'illuminazione. Non è stato fatto. L'altro ieri gli dico: guardate che la prima partita di campionato per tutte le squadre di C2 è in notturna, quindi fateci capire, Messina è anche disgraziata, nel senso che campi alternativi in giro non ce ne sono, noi dovremmo andare a giocare o a Reggio Calabria, gli unici due campi agibili, o a Catania, e non mi pare che sia una cosa tanto fattibile. Quindi il Messina o gioca al San Filippo, con un San Filippo nelle condizioni giuste, o il Messina rischia di non partecipare al campionato. Giovedì verremo a fare un sopralluogo allo stadio alle ore 21, quindi stasera dovrebbero venire a fare un sopralluogo per vedere questa situazione dei fari. Guardate che i fari l'abbiamo già fatta noi un'analisi, mancano 144 corpi illuminanti per un controvalore di 93.000 euro. Lo stadio è questo, manca la videosorveglianza. Lo stadio è questo, il proprietario è il comune. Nella stessa seduta dell'altro ieri, il sindaco dice che l'ACR Messina, che ha la convenzione di comodato d'uso scadente a marzo 2014, dice: vabbè, quella la rinnoviamo senza nessun problema, non dobbiamo passare dal consiglio comunale, la firmo io con l'avallo della giunta e ve la ripristino da settembre 2014, sapete che è annuale, a settembre 2015. Il giorno dopo leggo che hanno concesso il campo, lo stadio San Filippo, a una ditta di Catania dal 6 luglio al 6 agosto. Io vorrei capire, allora la convenzione al Messina non la firmano, perché se, come ha detto il signor sindaco, firma la convenzione da settembre 2014 a settembre 2015, in questo anno lo stadio è del Messina.
è gestito dal Messina. È una leggerezza pazzesca, una leggerezza pazzesca, concedere in un mese delicato gli uffici, la foresteria, l'impianto, il manto erboso, tutto è di una leggerezza inaudita. Poi andiamo a parlare anche tecnicamente, perché ho visto che mi hanno risposto, e io a sti signori, siccome gli insegno la Bibbia, da ignoranti quali sono in campi sportivi, hanno detto tante di quelle corbellerie, va bene, che solo Dio lo sa, a cominciare da l'organizzatore, il titolare della società che ha preso il campo per un mese, il signor Costa, per finire al suo valletto, il signor, come si chiama? Manfredi. Il signor Manfredi. E poi io gli rispondo anche a questi tranquillamente. Io penso che sia una cosa fuori da ogni logica parlare il giorno primo con una società che è la società, è l'ACR Messina, è la squadra della città. L'ACR Messina è un dovere anche per chi amministra la città. L'ACR Messina rappresenta il cuore, il sentimento, la fede di tantissimi messinesi. Di conseguenza il dovere di un cittadino è anche occuparsi di quelle che sono le cose che riguardano l'ACR Messina. Ed è semplicemente, io mi sono sentito preso letteralmente per il culo, perché se il giorno prima parli con me e non mi fai nessun accenno, addirittura abbiamo appuntamento oggi per verificare lo stato dell'illuminazione e il giorno dopo la giunta delibera l'affitto per un mese, per un mese. Sinceramente comincio a averne, ne ho le scatole proprio piene, perché la prima riflessione che faccio io è una, l'ho fatta per quanto concerne il discorso della gente, della gente che segue, no? Io ho sempre detto, c'è uno zoccolo duro che acqua, neve e vento, tempo bello e tempo brutto, lo segue sempre in Messina. L'obiettivo nostro è far riappropriare tutta la città della propria squadra. E chiaramente quando tu vinci un campionato di Serie D e fai 700 abbonati e l'anno dopo fai i professionisti e fai 350 abbonati, beh, quella è una risposta pesante. È una risposta che chiunque gestisce ha da pensare due cose. Prendo armi, bagagli e bagattelle, vi saluto, arrivederci e grazie, perché purtroppo non è che si può stare in paradiso a dispetto dei santi. Però io questo non l'ho fatto. Io ho detto comunque, io sto sempre qua. Io vado avanti per la nostra strada, andiamo avanti per la nostra strada, anche a costo di romperci la testa. Abbiamo vinto un altro campionato. Ho lanciato una provocazione quasi due mesi fa, a fine campionato. Ho detto, è una Serie B, ci vogliono minimo 3.000 persone. Il senso è semplice. Se vengono 3.000 abbonati al campo, vuol dire che noi al campo avremo sempre 6-7.000 persone. Ad oggi, noi, non vi dico il numero degli abbonati, perché devo arrabbiarmi ancora di più di quello che è. Ad oggi la situazione non è bellissima, però io confido sempre. Io sono sempre fiducioso sotto questo aspetto e quindi vado avanti. Però sinceramente non mi va di essere preso per il culo da chi amministra. Chi amministra una cosa che gioco forza noi ne abbiamo bisogno, lo stadio. Lo stadio, ho sentito che molti dicono, lo stadio del comune, no, lo stadio del Messina e della squadra della città. Lo stadio non è legalmente è del comune, ma da un punto di vista della morale, da un punto di vista del sentimento, da un punto di vista, lo stadio è la casa dell'ACR Messina, che ne voglia o no chi di dovere, che piaccia o no a chi di dovere, e di conseguenza va rispettata,
perché chi rispetta la casa del Messina rispetta la gente di Messina. Io mi sono sentito preso per i fondelli. Non si può parlare di programmazione, parlare di essere pronto a firmare il rinnovo del comodato d'uso e il giorno dopo impunemente concedere lo stadio un mese intero con tutte le sue pertinenze, un mese intero a una società che organizza eventi. Ora, tengo a precisare anche un paio di cosette ulteriori, perché poi dopo ognuno, quando succedono queste cose, siccome la cosa capisco che non sia una cosa leggera, e ognuno poi tira fuori le sue argomentazioni, no? Poi escono fuori tutti i fenomeni, chi dice che è una cosa, chi dice un'altra, eccetera, eccetera. Io non ho preso questa decisione perché mi auguravo che dessero al Messina all'organizzazione dell'evento. Una grande stronzata, non è vero niente. Io mi sono sentito preso per il culo. Non è ammissibile che tu il giorno prima parli con me, mi dai per assodato il rinnovo del comodato d'uso e il giorno dopo lo affitti a un altro. Non è possibile. Significa non avere rispetto, significa non avere riguardo, significa fregarsene di quelli che sono il futuro di Messina Sportiva. E siccome, come vi ho detto prima, il calcio senza uno stadio non si può fare, il calcio senza i campi per allenarsi non si possono fare, il resto è tutta tarantella. In questi due anni abbiamo fatto i miracoli, ora ci aspettiamo che chi di dovere faccia un piccolo sforzo, perché è giusto farlo, è giusto farlo. E Messina è lì per ritornare a disputare dei campionati che quelli sì portano indotto economico per la città, quelli sì portano indotto economico per la città. Se il Messina dovesse disputare i campionati di Serie A, quello sì porta un beneficio alla città, non i concerti, e non ci vendano la gatta nel sacco. Io sono un uomo di numeri. Dicono che fanno 60.000 persone in questi due concerti, a 40 euro a biglietto sono 2 milioni e 4. C'è un movimento di quasi 3 milioni di euro. Il signor Manfredi mi deve spiegare quanti soldi vengono a cascata nella città e quanti nelle tasche degli organizzatori e quanti nelle tasche del signor Romolo Rossi, come si chiama? Paolo Rossi, come si chiama? Vasco Rossi. Oh. Scusate, no, poi sembra anche fatto apposta. Tra l'altro mi è anche simpatico questo signoretto anziano di 70 anni che ancora canta, mi è anche molto simpatico, quindi io non ho niente contro Rossi, contro Vasco Rossi, non ho niente assolutamente contro chi organizza i concerti, robe del genere. Io dico solo che le cose, bisogna rispettare la regolarità delle cose. Non è ammissibile andare a violentare delle situazioni per il beneficio di pochi. Ed è il beneficio di pochi. Ma Messina non mi sorprende. Sapete perché non mi sorprende? Io tanti anni fa, guardate, nella mia coglioneria, ero altrove a lavorare e Messina aveva avuto la disgrazia di scomparire praticamente. A un certo punto era Natale, ho detto, ma ora porto un evento importante calcistico a Messina, in modo che la gente non perda l'abitudine di andare a vedere le partite importanti, e decise di portare la Juve. Organizzai in appena 7-8 giorni, 10 giorni, Juventus Monaco. Ci sono state 23.000 persone. Ma voi lo sapete a chi ho dovuto chiedere lo stadio? Al signor Raffaele Manfredi. Cioè, io sono rimasto allibito. Ho dovuto chiedere lo stadio al signor Lello Manfredi, perché è lui che aveva la gestione degli eventi a Messina. Ora, a distanza di anni, dico, ha una grande forza questo ragazzo, ha una forza importante, perché se a distanza di anni, ancora oggi, riesce, dopo che il sindaco si è detto disponibile a firmare il comodato d'uso al Messina, a prendere lo stadio per un mese, ha una grandissima forza. E mi fa piacere per lui, non mi fa molto piacere per la città, non mi fa,
perché ripeto, come vi ho detto prima, le chiacchiere che fanno, il Manterboso, Catania a due passi, avete visto il concerto di Ligabue, ha distrutto uno stadio, soltanto per essere stato per due concerti consecutivi, là, ha distrutto uno stadio e stanno ancora combattendo. Quando è il momento di sistemare il Manterboso, ognuno se ne lava le mani, e chi poi, ognuno ha la ricetta giusta, alla fine poi è la società che deve giocare, che ne subisce il danno. E tutte queste assicurazioni che hanno mi fanno assolutamente ridere. Un evento così grande, ripeto, che tra l'altro mi fa anche piacere, tutta questa gran ricchezza alla città non la porta, ma porta tanta ricchezza nelle casse di chi lo organizza, nelle casse del cantante, quello sì. Nella città cadono le goccettine dell'oceano. Quindi non mi facciano ridere, non la buttino sull'evento di straordinaria importanza per la città. Ho letto che addirittura, qui è visto, dua, cazzina, eh? Ho letto che addirittura l'ACL Messina avrebbe l'occasione per mettere a norma lo stadio. Mi coglioni, come dicono a Roma. Minchia, tutta sta forza c'ha su Manfredi. È bravissimo. E allora se ce l'ha, perché non viene subito qua? E si dà subito da fare. Io ho messo la squadra in mano al sindaco, perché non la riprende lui? E dota la città di Messina di una dirigenza all'altezza della situazione, con lui in testa, no? A organizzare eventi e quant'altro. Sento dire da tutti che avrebbe salvato il Messina, non ha salvato un cazzo da nessuno, non ha salvato nessuno, perché il gruppo dirigenti, o quei pseudo dirigenti, o come li vogliamo chiamare, quelli hanno messo i soldini, quei 6 o 7 che c'erano, fino a quando ce l'avevano. Il signor Manfredi ha messo carta scritta, assegni, di cui siamo ancora in causa, che si è fatto mallevare da chi ha salvato il Messina, perché quando è subentrato ha voluto la malleva da parte di chi subentrava. Quindi siamo ancora in causa. Il signor Manfredi sta facendo una causa a Messina per 64.000 euro, dicendo che lui, mentre era presidente, contestualmente, un bel conflitto di interessi, ha dato incarico alla sua società per fare il marketing, per fare la sicurezza allo stadio, e il Messina non l'ha mai pagato. Quindi lui non si è pagato da solo. E quindi sta facendo una causa all'ACR Messina ora, siamo ancora in causa. Quindi, signor Manfredi è veramente una persona in gamba, sa fare veramente il suo mestiere. E tra l'altro, leggo, ex presidente del Messina, poverino, Galletta, Aliot, secondo me si è rivolto nella tomba quando sentono una cosa del genere. E io capisco anche la delusione della gente, e capisco anche che non c'è di peggio andare a fermare delle cose quando sei sul punto di ottenere delle cose importanti, però è praticamente impossibile pensare di continuare ad andare avanti. La Serie C è un campionato pesante, è un campionato dove ci sono, al di là delle incombenze tecniche, delle responsabilità, la squadra, seguire, qua c'è da tirare fuori soldi tutti i momenti. Noi siamo una delle prime società che si è iscritta al campionato, abbiamo regolarmente presentato una fiduzione bancaria, abbiamo iscritto la squadra. Ora, entro il giorno 7 luglio, ci vogliono 160.000 euro. Sono soltanto problemi seri. E io ripeto,
la buona volontà, la voglia di fare le cose, quando si arriva ad avere il muro davanti, tu il muro cerchi anche di buttarlo a terra, però quando ti accorgi che il muro evidentemente non vuole essere buttato a terra, non ce la fa ad andare a terra, mi sembra anche corretto che abbiamo fatto un danno, abbiamo fatto un buco, ma una cosa è un buco e una cosa è una voragine. Noi non ce la sentiamo più di continuare ad andare avanti. Messina è una società senza debiti, se non quelli fisiologici. Messina è una società che si è iscritta regolarmente al campionato. Io domani provvederò a sistemare l'ultima cosa che richiede la Covisoc. Metto in mano al sindaco e ai suoi uomini la CR Messina, che abbiano la lucidità, l'amore e la passione per poter dotare questa squadra di una dirigenza all'altezza della situazione. Non penso che faranno grande difficoltà a trovare. Difficoltà erano quando eri in Serie D, prenderla con tutti quei debiti e senza proprio un minimo di futuro davanti. Ora invece c'hanno le autostrade davanti. Chiunque viene, il Messina è appetibile. Oggi è una squadra appetibile. Di conseguenza ci tenevamo a dirlo pubblicamente, senza nessun giro di parole, e per evitare proprio, abbiamo voluto evitare qualsiasi speculazione, perché già ho visto che in diversi il sindaco dice che è la coscienza a posto, il signor Costa della ditta Cacao Meravigliao di Catania dice che meravigliato della reazione del Messina, ci penseremo a tutto noi. Il signor Manfredi che dice ci viene a insegnare a noi come bisogna vivere, reazione di Lomonaco fuori luogo, non lo cacciamo da casa sua, non è casa mia, è casa dell'ACM Messina. Tifosi, state tranquilli, il Bate tranquillizza i tifosi del Messina, ci pensa lui a svuotarvi. Di conseguenza questo è un momento anche di saluto per tutti quanti. Ripeto, nelle more che il sindaco ci faccia sapere buone nuove, noi cercheremo di portarla avanti come meglio possibile. Di fatto la vita nostra non si ferma. Quindi è stato bello, mi ha fatto molto piacere a me poter ridare a tanta gente. Leggendo certi commenti mi sono anche abbastanza emozionato a vedere quanto amore c'è per questa squadra, e di questo io vi devo ringraziare e vi devo esortare a non far venire mai meno questo amore alla CR Messina. Abbiamo fatto tanta fatica per recuperare anche il nome, proprio perché ci tenevamo alla tradizione, a quella che era la squadra storica della città, e quindi anche voi tenetevela bella stretta, perché è giusto che sia così. Io non ho nient'altro da aggiungere se non ringraziarvi a tutti, e forza Messina.